Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Proseguiamo con questa seconda puntata molto molto interessante, di cui abbiamo già trattato il video precedente. Ecco qui, da questo prezioso tascabile della Cantagalli e dedicato alla Pascendi Dominici Gregis di San Pio X, dalla introduzione del professor Roberto De Mattei, che noi naturalmente abbiamo fatto nostra e che già in un primo video abbiamo trattato alcuni elementi basici, fondamentali, perché la Pascendi va letta, riletta, meditata, perché grazie a Dio il Signore ci ha donato, tra le tante cose, tra la vita e tutto quanto, i talenti, ma ci ha donato il poter ragionare. Ecco, senza ragionare noi mettiamo veramente a rischio, diciamo, la fede stessa, perché una fede senza ragione, lo abbiamo spiegato anche nel video precedente, perde di razionalità, mentre invece noi possiamo trovare Dio, come insegna tra l'altro San Tommaso. Mi pare che sono 5 i punti salienti attraverso i quali, attraverso la ragione, noi possiamo trovare Dio. Ecco, e tra l'altro di tutta questa storia, diciamo, trascritta nella Pascendi Dominici Gregis da San Pio X, non c'è semplicemente una denuncia, ma c'è la descrizione proprio dell'apostasia all'interno della Chiesa. Quindi è fondamentale aver seguito già una prima parte, siccome è lungo e molto interessante. Adesso procediamo alla seconda. Allora, qui abbiamo trattato, qui ecco, stava trattando le tre parti, no? Perché riguardano la questione dell'immanentismo, la questione del fideismo e l'altra era, speriamo di ricordarmela, l'agnosticismo. Ecco, era cominciata, diciamo così. Ecco, sono i tre punti trattati all'interno della enciclica di Pio X. E noi siamo arrivati, ecco, sul finale del modernismo, che respinge i concetti della trascendenza teologica di Dio. Quindi, alla fine della fiera, abbiamo concluso con il video precedente, che cosa succede? Che la fede, praticamente per i modernisti, il nuovo modernismo, scusate, questa immanenza fa in modo che i dogmi e la dottrina stessa sono dei simboli, attenzione, variabili, quindi adattabili. La dottrina si deve adattare a seconda della mia esperienza personale di fede. Quindi questo fideismo, questa mia esperienza di fede soggettiva, andrà a mutare la sostanza dei sacramenti. Per cui se ho fatto l'esempio, che ne so, io per 40 anni, no, ho convivo da 40 anni, va bene? Sono battezzata, non sono sposata, va bene? Convivo da 40 anni con la stessa persona, ho 10 figli, 12, 10, 3, 9, insomma fate voi, e una famiglia normale, come si dice oggi. Ecco, in quel caso io non mi voglio sposare, io non commetto alcun peccato. Capite? Perché? Perché in verità la dottrina si è andata ad adattare. Ecco, quando noi sentiamo, ma io non cambio la dottrina. Di recente abbiamo sentito, per l'apertura del sinodo, il Papa che ha usato un'espressione assurda. Noi non vogliamo cambiare la Chiesa, vogliamo una Chiesa diversa. Ci faremo un video su questo.
perché è un'affermazione allucinante. Comunque, purtroppo per l'apertura del sinodo è stato detto questo. Capite? Ecco, e questo è la questione dell'immanentismo, del neomodernismo, è questo. Cioè, io non te la cambio la dottrina, ma la dottrina io te la adatto. Quindi, se tu stai convivendo da 40 anni, hai dei figli, ma chi sono io per giudicare? No? Cioè, va benissimo, stai bene come stai. La tua fede va bene così. La tua fede farà in modo che la dottrina si adatti al tuo stile di vita. Ecco perché si sta arrivando appunto a certe aberrazioni. Capite? E qui concludeva appunto, concludevamo nel passaggio precedente, che è molto importante, va a toccare la divinità, la dottrina sulla divinità di Cristo. Perché? È inutile che si dice, ma io la dottrina non te la tocco. No, no, tu me la tocchi e come? Perché alla fine la divinità di Gesù Cristo si concretizza a seconda della mia personale esperienza di fede nella comunità. Quindi siamo 10 persone, no? Nella stessa parrocchia. Non abbiamo più una fede unica, ma avremo l'immagine di Cristo a seconda della nostra singolare esperienza. L'importante è farla andare d'accordo con gli altri. Eccolo l'ecumania, ecco quello che sta succedendo, no? Tutte le religioni dove unite a che cosa? La Madre Terra, per esempio. La Madre Terra è diventata una divinità. È diventata una divinità attorno alla quale si ritrovano tutte le fedi. Ecco perché c'entra la divinità di Gesù Cristo. Perché che Gesù Cristo sia Dio o non sia Dio non è più importante. Non è più importante. A questo punto io, cattolica, in mezzo agli altri, faccio scendere Gesù nell'esperienza degli altri come lo vedono loro, a secondo di come lo pensano, e quindi un Gesù adattabile a tutti. Quindi alla fine noi abbiamo un Dio creato a nostra immagine e somiglianza, cioè a seconda della nostra esperienza di fede. Con questo concludevamo il video precedente. Scusate, ma vedete quanto è importante adesso riprenderlo, sempre appunto grazie alle riflessioni fatte dal professor De Mattei in questo tascabile. Dunque, dice: in ultima analisi, l'unica formula valida della verità religiosa si risolve nella struttura che la coscienza dà a se stessa di fronte ai singoli problemi della fede. In questo senso viene capovolta la prospettiva tradizionale secondo cui l'esperienza religiosa può essere soltanto un valore secondario e indipendente dalla rivelazione del magistero ecclesiastico. E si riprende il tentativo dello gnosticismo di abbracciare tutte le istanze della verità attraverso un principio unico, la soggettività della verità e la relatività di tutte le sue formule. Qui il professor De Mattei ha citato il grande Cornelio Fabbro sulla sua opera Modernismo, scritta appunto, no, non c'è la data, l'opera citata. Allora, cioè, capiamo bene, c'è un capovolgimento. Non so, io
Faccio sempre l'esempio del professore di matematica, no? Il professore di matematica cosa fa? Cosa lo differenzia dagli altri professori? Non per l'insegnamento della materia e le formule matematiche che deve dare, ma si differenzia dai modi, no? Dalla capacità, dal carisma, dal talento, non dal contenuto. Ok? Se arrivasse un professore a cambiarmi le regole della matematica, lo butterebbero fuori. O no? Ecco, nella Chiesa il Concilio voleva adattare un po' i modi, cambiare un po' i modi. E invece si è trovato, come spiegavamo appunto, alla fine della fiera a modificare come la dottrina. Perché dice: io la dottrina non te la tocco, ma te la adatto alle tue esigenze di questo tempo, a secondo di ciò che tu credi e pensi, a secondo della tua coscienza. E qui noi avevamo fatto qualcosa poi sul San Newman, sulla coscienza. Quindi il nucleo del modernismo per San Pio X non consiste tanto nell'opposizione all'una o all'altra verità rivelata, perché se uno vi si oppone sarebbe anche molto più chiaro. È qui l'inganno del demonio: non vi si oppone, ma nel cambiamento radicale della nozione stessa della verità, di verità, mediante l'accettazione del principio di immanenza che sta a fondamento del pensiero moderno, come abbiamo spiegato appunto nel video precedente. E come riassume la proposizione 58 condannata dal decreto Lamentabili che accompagna appunto la Pascendi, dove dice: la verità non è più immutabile dell'uomo stesso, giacché essa si evolve con lui, in lui e per mezzo di lui. Questa era una condanna. Cioè, è condannato che chi dice che la verità non è più immutabile dell'uomo stesso, giacché essa si evolve con lui. La verità si evolve con l'uomo. In sostanza è quello che diceva San Paolo: le mode dei tempi. Arriverà tempo in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire cose nuove. Quindi questa mutabilità della verità, la verità muta. Dio stesso si fa in noi, attenti bene, e non sarà mai attuato in pieno perché il divenire non può arrestarsi. Questo è grave. La conseguenza di questo errore è la professione dell'evoluzione dei dogmi, cioè il credo, per esempio. Prendiamo il credo, no? Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ecco, secondo questi concetti di immanentismo, eccetera, eccetera, che abbiamo detto appunto, o appunto questo concetto della verità che non è più immutabile dell'uomo stesso, già che essa si evolve con lui, in sostanza potrebbe cambiare. Perché? Perché Dio stesso si fa in noi in ogni tempo. Quindi, in verità, il suo divenire non può arrestarsi. Quindi la verità non si arresta, non abbiamo una verità. Ma man mano che il tempo procede, che i tempi cambiano e le mode, queste diventano la verità nel proprio tempo. Quindi io non ti cambio la dottrina, te la adatto. Capite? Quindi il nucleo del modernismo per San Pio X, ma voi pensate che cosa era riuscito a individuare San Pio X?
perché stiamo parlando del 1914, non è così facile pensare a questo, cioè a focalizzare questa cosa qua. Il nucleo del modernismo per San Pio X non consiste tanto nell'opposizione all'una all'altra dottrina. Capite? Mica sono stupidi i modernisti. Perché se io mi oppongo a qualcosa di tanto chiaro e palese, no? Questa è una mela. Se non sei d'accordo, vattene. Questa è una mela, non mi puoi dire che è una pera. Poi discutiamo il gusto, la provenienza, che tipo è, eccetera, eccetera, l'albero. Ma resta una mela. Ecco, se il modernista facesse un discorso di questo genere sarebbe scopribile subito, e invece no. Eccola l'inganno del demonio, la grande menzognero, no? Il grande menzognero che ti fa, te la nasconde. Io non vado contro la dottrina, però vado a toccarne la sostanza. Te la muto a seconda del tuo pensiero moderno, a seconda della tua esperienza, a seconda della tua coscienza. Tremendo. Quindi il significato e il valore dei dogmi non proviene più dal loro immutabile contenuto, ma dalla esperienza religiosa che io farò. Quindi il dogma e la dottrina a questo punto si fonderanno sul mio personalismo, su ciò che io credo e penso. Quindi dall'esperienza religiosa del credente, dall'emozione soggettiva che il dogma può suscitare in lui. Se in me suscita qualcosa, il dogma avrà un senso in questo senso. Se a te susciterà qualcos'altro, il dogma sarà soggettivo alla tua esperienza di fede personale. Ora, se uno si ferma a ragionare, ma può essere corretto questo? Però vedete, con questo modo di ragionare, ecco perché si stanno affermando delle aberrazioni, come sono appunto la questione gender, il transgender. Genitori e nonni, ci sono dei video, pubblicitari a questi cambiamenti, dove ci sono i nonni contenti, genitori contenti di questi cambiamenti dei propri figli. Se loro sono contenti. Vedete che gente battezzata stiamo parlando? Attenzione, perché parliamo di apostasia. Andatevi a riascoltare Il marchio della bestia di Don Dolindo Ruotolo e ci ritroveremo con la Pascendi. Quindi, contrariamente ai principi di identità, di contraddizione e di causalità, il divenire è da se stesso la sua ragione. Senza una causa superiore in un vortice evolutivo in cui l'essere si confonde con il non essere, il vero con il falso e il bene con il male. Vi ricordate la profezia di Isaia? Scambieranno il bene con il male e diranno ciò che è male è bene. Non è questa la società in cui sta accadendo questo? Che è un diritto uccidere i concepiti? Che è un diritto l'eutanasia? Che è un diritto le trasformazioni del genere? Io dico solo a un battezzato, di riflettere su una domanda alla quale
non date la risposta, ma quando Dio ci ha creati, ha sbagliato? Può un Dio sbagliare nel crearci? Datevela questa risposta pensando e pregando tanto, perché può essere scontata per il non battezzato, ma un battezzato la risposta la conosce, se è onesto la risposta la sa. L'opera di San Pio X fu coronata quindi dal giuramento antimodernista imposto dal motu proprio Sacrorum Antistitum del 1 settembre del 1910. Quindi ho detto 1914 la Pascendi, no, ho sbagliato. Solo che adesso non mi viene. Boh. Del 1907, ecco, l'enciclica fu fatta l'8 settembre 1907. Io ho detto 1914, scusate. Ecco. Beh, nel video precedente ho detto il beato Pio X anziché Pio IX, chiedo scusa, ecco, ogni tanto. Bene, quindi dice il testo, questo giuramento è stato osservato senza nulla aggiungere di essenziale agli atti precedenti, ne è quasi un solenne riassunto, esso costituisce una positiva e diretta riaffermazione delle dottrine cattoliche alle quali si oppongono le eresie moderniste. In particolare il giuramento respinge, attenzione tra virgolette, la fantasiosa eresia dell'evoluzione dei dogmi da un significato all'altro diverso da quello che prima la Chiesa professava. Ma del resto i 10 comandamenti sono quelli, l'insegnamento della Chiesa è quello, ma può la Chiesa in passato aver sbagliato? Secondo qualcuno, certo, va bene, può aver esagerato enfatizzando uno schema piuttosto che un altro, ma quello dipende anche oggi dai tempi. Lo spirito del resto, quello vero, mettiamola così, del Concilio Vaticano II, le intenzioni, basta ad andare a leggere attentamente soprattutto il famoso discorso di chiusura al Sinodo Romano, poco prima dell'apertura del Concilio Vaticano II di Giovanni XXIII, dove si capisce bene lo spirito corretto attraverso il quale il Concilio doveva essere semplicemente un modo nuovo per far conoscere i vescovi tra di loro e farli parlare tra di loro per cercare soluzioni ai problemi che il nuovo tempo aveva già maturato, aveva già mietuto. Stiamo parlando degli anni 60, ragazzi. Non vi dimenticate che da lì a poco avremo il 68, che non è lì l'inizio, lì è la deflagrazione di tutta una serie di contenuti che si erano avvicendati nel corso degli ultimi 20 anni del dopoguerra, il boom economico, tutto il benessere che si era portato, anche certi cambiamenti culturali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Concilio, certamente guardiamo anche allo spirito buono, perché c'è, e altrimenti non avremmo avuto, a me mi piace appunto Carlo De Acutis, no? E non avremmo avuto una Chiara Badano, ecco, non avremmo avuto una Madre Teresa di Calcutta, ecco, insomma, è anche l'esperienza, la testimonianza stessa che ci ha dato Suor Lucia di Fatima, no? Ecco, quindi abbiamo degli esempi di questo spirito buono, che riguardava però semplicemente il modo, e qui c'è stata la degenerazione e la vittoria naturalmente dell'infiltrazione modernista
denunciata da San Pio X. Ecco perché, come dicevamo nel video precedente, Paolo VI non cancellò questo giuramento antimodernista, lo fece solo togliere, senza dire nulla. Fu dopo il concilio, che la Santa Sede fece fare un giuramento antimodernista, mettiamola così, moderno, legato alle decisioni prese dal concilio, e quindi è evidente che ha perso il suo contenuto principale, perché uno di questi era proprio la fantasiosa eresia dell'evoluzione dei dogmi da un significato all'altro diverso da quello che prima la Chiesa professava. Questa voce è scomparsa e invece era fondamentale. Quindi rigetta la concezione modernista che vede nella dottrina cristiana una creazione addirittura della coscienza umana, che si sarebbe formata a poco con lo sforzo degli uomini e dovrebbe perfezionarsi indefinitamente. Guardate che questo è il problema che abbiamo oggi. Perché questo concetto, che il dogma e la dottrina si sono formate, no? Poco a poco con lo sforzo della coscienza umana, e quindi andrà cambiato, ecco, l'evoluzione del dogma. Guardate che un pensiero attuale della Chiesa, purtroppo dei pastori nella Chiesa di oggi, perché è sbagliato dire della Chiesa, la Chiesa non cambia il pensiero, non cambia il dogma, non cambia la dottrina, non cambia i comandamenti. Sono le persone, i pastori, che guidano in quel determinato tempo la Chiesa, che stanno oggi commettendo questi errori. Questo credono. Che la dottrina si sarebbe formata da una coscienza nel tempo, che quindi può essere. Ecco, quando parlano di riforma, parlano della dottrina da riformare. E questo è sbagliato, perché la riforma della Chiesa e nella Chiesa, lo insegnano i santi, riguarda noi, non la dottrina. La riforma in tutti questi 2000 anni di storia della Chiesa, insegnataci dai santi, no? Non riguarda mai il dogma, la dottrina, il catechismo. Ma riguarda i singoli, riguarda le categorie dei consacrati, dei sacerdoti, dei laici, dei padri, madri di famiglia, dei catechisti, di chi ha un ruolo nella Chiesa e nel mondo, perché state bene attenti. La dottrina sociale della Chiesa che si rivolge al politico battezzato, perché quando mi pare che fosse un Andreotti, che diceva no, io prima sono un politico e poi un cattolico, scusate se la citazione è sbagliata, non è lui, ma mi ricordo lui, e questa è un'aberrazione, perché siamo prima di tutto battezzati. Quando nasciamo mica nasciamo politici, mica nasciamo già con il ruolo lo si impara, si sceglie il ruolo nella propria vita, nel corso della propria formazione. Ma se siamo cristiani si presume appunto il battesimo ricevuto da bambini, quindi le prime nozioni sono quelle cristiane. Io sono prima di tutto un cristiano. Io prima di tutto sono discepolo di Cristo. Ecco perché faccio la scelta di sposarmi. Ecco perché faccio la scelta dei sacramenti. Ecco perché faccio la scelta di vivere una vita coerente alla fede che professo. Così il mio ruolo politico deve essere coerente alla fede che professo. E invece
I cristiani. I cattolici negli anni 70 fecero già un ribaltamento perché votarono a favore del divorzio e dell'aborto. E oggi lo vediamo con tutto il resto. Questo, quindi, capite, perdonate se ci siamo fermati molto su questo aspetto, ma è questo, è quello che sta succedendo. Quindi la Chiesa ribadisce invece che la dottrina della fede è stata trasmessa dagli apostoli, dai padri ortodossi, come un deposito divino e non come un prodotto umano, frutto del pensiero o della coscienza dell'uomo. Per questo la dottrina della Chiesa, i dogmi, sono immutabili. La dottrina può essere solo che perfezionata, ma non annullata ciò di cui ha professato fino ad oggi. Infine, l'ultimo articolo, fondendo la dottrina del Concilio Vaticano I e quella della Pascendi, ricorda che la fede non è un cieco sentimento religioso che emerge dalle oscurità del subconscio, quello che dicevamo nel primo video, ma che è un vero assenso dell'intelletto alla verità rivelata da Dio. Quindi, capite, la fede non è un cieco sentimento religioso che emerge dal subconscio, no. Ma è un assenso vero dell'intelletto. Nel corso del suo pontificato, Pio X seguì personalmente l'esecuzione delle disposizioni delle encicliche, quelle relative al giuramento antimodernista. Questi interventi e le sanzioni ecclesiastiche che colpirono i protagonisti, riporta appunto il professor De Mattei, storico, circoscrissero la portata e gli effetti del movimento, ma non valsero ad arrestarne il corso né a frenarne la profonda influenza. Nel suo studio del cattolicesimo francese, dal modernismo al Vaticano II, Etienne afferma che la crisi modernista deve essere considerata come la matrice intellettuale del pensiero cattolico del Novecento. Lo stesso Paolo VI, nell'udienza generale, attenzione bene, del 19 gennaio 1972, ricordava la sopravvivenza del modernismo che sotto altri nomi è ancora di attualità. Peccato, però, che non si rese conto forse di esserne rimasto imbrigliato lui stesso nelle catene. Bene, e qui poi c'è tutta una serie di citazioni. Ecco, anello di congiunzione tra il modernismo di inizio secolo e quello del secondo Novecento, il nuovo modernismo, troviamo appunto la Nouvelle Théologie degli anni 40, che ebbe tra i suoi dichiarati ispiratori Blondel, sopravvissuto alla tempesta indenne da censure ecclesiastiche e affermatosi come rappresentante di un presunto terzo partito tra modernismo e antimodernismo. E qui poi abbiamo due illustri teologi, Tonquedec, questo buono, e il domenicano Lagrange, Reginald Garrigou Lagrange, hanno però dimostrato che il principio di immanenza blondeliano, come già aveva intuito San Pio X, ponendo l'esperienza religiosa e l'azione personale come criterio ultimo di verità, contiene invece in nuce la liquidazione della metafisica tradizionale, cioè quello studio, quelle affermazioni teologiche di San Tommaso
d'Aquino che la Chiesa ha fatto proprio. Partendo da queste promesse, quindi, il modernismo si sviluppò con catastrofiche conseguenze nel panteismo cosmico del gesuita Teilhard, Pierre Teilhard de Chardin, e che ne costituisce l'esito mistico nella svolta antropologica dell'altro gesuita Karl Rahner, che ne incarna la linea razionalista, del quale noi vi ricordiamo, del professor Stefano Fontana, La Chiesa di Karl Rahner. Andatevelo ad ascoltare e a leggere, perché anche lì è stato fatto un tascabile molto interessante. Quindi Pio XII, con l'enciclica Humani Generis, condannò nel 1950 la Nouvelle Théologie e, canonizzando Papa Sarto, San Pio X, ricordò che alla catastrofe del modernismo egli aveva contrapposto l'unica possibile reale salvezza, ossia la verità cattolica. La verità biblica della fede della Chiesa, appunto, accettata come razionabile obsequium, razionale ossequio. San Pio X ribadì Giovanni Paolo II, e quando è andato, aspettate che vi dico la data, ecco, Giovanni Paolo II andò a Treviso il 16 giugno 1985, nell'omelia alla messa, ricordando, San Pio X disse: egli lavorò con grande sincerità per mettere in luce le piaghe subdole del modernismo con grande coraggio, mosso nel suo impegno solo dal desiderio di verità, affinché la rivelazione non venisse sfigurata nel suo contenuto essenziale. Affinché la rivelazione non venisse sfigurata nel suo contenuto essenziale. E sono concetti che poi ribadisce nella enciclica Fides et Ratio, fede e ragione. Qui appunto Giovanni Paolo II condannò questo immanentismo di cui abbiamo parlato precedentemente, fideismo, anche agnosticismo. Quindi lo stesso Giovanni Paolo II nell'enciclica ricorda esplicitamente il prezioso contributo dei pontefici che lo hanno preceduto e li cita: Pio IX con la Costituzione dogmatica dei Filius del Concilio Vaticano I, che mise in evidenza quanto fossero inseparabili e insieme irriducibili, questa è la citazione, la conoscenza naturale di Dio e la rivelazione, la ragione e la fede. Ecco, poi San Pio X, appunto, che nella Pascendi rivelava come alla base del modernismo vi fossero assunti filosofici di indirizzo fenomenista, agnostico e immanentista. E Pio XII, che nell'enciclica Humani Generis mise in guardia contro interpretazioni erronee collegate con le tesi dell'evoluzionismo, dell'esistenzialismo e dello storicismo. Oh, guardate che sono tutti ismi protestanti, Deviazioni intellettuali che non possono essere ignorate o trascurate, anche perché le malattie non si possono curare se prima non sono ben conosciute. Queste sono le parole di Giovanni Paolo II. Le malattie non si possono curare se non sono ben conosciute. La Pascendi ha avuto questo pregio e privilegio della Divina Provvidenza, che ha dato a San Pio X di essere il Papa che ci ha messo in guardia da questa malattia. Ecco, il modernismo può essere definito come il più radicale tentativo di deellenizzare il cristianesimo, ossia di liberarlo dalle sue fondamenta metafisiche
espresse soprattutto dalla teologia e dalla filosofia scolastica, che infatti è così odiata. San Tommaso, se non è odiato, è strumentalizzato, è modificato, viene usato, abusato. Buonaiuti, di cui vi abbiamo fatto già un articolo precedente, ve lo mettiamo, ecco, ve lo stiamo facendo vedere, lo rivendicò con queste parole. Sentite cosa diceva: il cristianesimo è decisamente ateo, nel più esatto valore etimologico del termine, perché ignora la significazione di Dio, che è invece cara a quella tradizione religiosa speculativa greca cui appartiene il vocabolo a-teo. Quindi la teologia progressista della morte di Dio cercò di portare a compimento questo programma. Ora, ma basta che uno si ferma a riflettere, non sono concetti difficili, ragazzi. Ma può il cristianesimo, che è la rivelazione di Dio, che si fa uomo, si fa carne, può rivestire il concetto ateo, o meglio quella, del termine, quell'ignorare la significazione di Dio? Ma se parliamo proprio di rivelazione, guardate che sono stati fatti dei giri di parole. E quindi, se vi ricordate il famoso discorso di Ragensburg del 12 settembre 2006 di Benedetto XVI, vi ricordate il grandioso scandalo, eccetera, eccetera, lui, Benedetto XVI, denunciò il processo di delenizzazione della cultura contemporanea e arrivò a parlare appunto di quel liberalismo anche protestantico, descrivendone le origini storiche e ribadendo che l'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non fu un semplice caso, ma si trattò nel profondo dell'incontro decisivo tra fede e ragione. Se volete, andatevi ad approfondire anche il famoso discorso di San Paolo, no, al Dio ignoto. State attenti ai commenti di certi sacerdoti e teologi modernisti. Non ascoltateli, andatevi a leggere Sant'Agostino, andatevi a leggere i padri della Chiesa su questo. Quindi siamo arrivati alla conclusione, e ecco, nell'enciclica dedicata ai rapporti tra fede e ragione, Giovanni Paolo II stesso riafferma a sua volta la necessità di una filosofia di portata autenticamente metafisica, ossia associata, legata a San Tommaso d'Aquino, perché ovviamente è impossibile. Quindi, in un'epoca come quella in cui viviamo, caratterizzata dalla perdita dei fondamenti e delle radici, la Pascendi di San Pio X, conclude il professor Roberto De Mattei, risponde a questa esigenza, indicando come soluzione il ritorno a un tomismo autentico e integrale, unica concezione metafisica che possa soddisfare quell'aspirazione profonda all'essere che viene espressa con sempre maggior forza dal mondo contemporaneo. Guardate che è vero, San Tommaso d'Aquino è il più grande teologo degli ultimi 500 anni, insuperato. Forse è questo che ha spinto molti, anche nell'Ottocento, anche pastori protestanti, filosofi che certamente lo hanno studiato, protestanti, ad avere una certa nascosta, non voluta, però invidia, quello di volerlo superare. Cioè, guardate che lo dice in un certo passaggio sulla mia vita. Benedetto XVI racconta appunto anche della sua esperienza e lo dice, lo confessa, che anche lui era tra quelli
che non avevano tanta simpatia al tomismo. Perché secondo loro, secondo questa corrente nella quale Ratzinger dice di fare parte, sentiva appunto che sta cosa del tomismo non avrebbe dato spazio ad un'apertura di pensiero, mentre invece ci si era resi conto che forse era arrivato il momento di unire, attenti bene, di unire certo pensiero protestantico a quello cattolico. Questo è un po' il compito che si è sentito in dovere di svolgere in un primo tempo della sua vita teologica Joseph Ratzinger. Lo dice lui, attenti bene, dove dice però che poi negli anni 70 lui si rese conto che c'erano dei limiti, aveva visto, trovato questi limiti attraverso i quali non si poteva andare, bisognava tornare certamente nel tomismo, nella metafisica. C'era arrivato anche lui, perché non era possibile, si poteva percorrere solo un certo pezzo di strada con i protestanti, ma dopo finiva lì. Ecco, raccontato da Ratzinger, quindi non datemi la colpa di attaccare Benedetto XVI, questo è il suo pensiero. Ecco, quindi il modernismo tentò di conciliare il cristianesimo con l'immanentismo, affermando la coincidenza della rivelazione con l'esperienza e o la coscienza dell'uomo. Ma ciò che l'uomo scopre in se stesso una volta liberatosi da ogni dipendenza dall'essere e da ogni dato oggettivo estraneo alla propria coscienza è l'abisso agghiacciante del nulla. Perché nulla è a caso, ragazzi, ma non è che si arriva a Dio per coincidenza, per caso. Il suo destino diviene analogo a quello dell'angelo che volle sostituirsi a Dio e fu risucchiato dal vortice infernale. A questo destino non sfugge il cosiddetto pensiero postmoderno, che continua ad avere i suoi capisaldi nell'evoluzionismo e nel relativismo e si consuma nel fuoco distruttivo del nichilismo. La radice di tali errori è profeticamente descritta e confutata dalla Pascendi, che per la sua ampiezza di vedute e la sua densità di pensiero dischiude nuovi orizzonti alle speculazioni teologiche e filosofiche del XXI secolo, e noi ci azzardiamo a dire per altri 100 anni, perché la Pascendi dovrà essere applicata nella Chiesa. Solo così noi risolveremo i pastori che governeranno di tempo in tempo la Chiesa, potranno risolvere i grandi problemi del nostro tempo. Ringraziamo il professor Roberto De Mattei, vi ricordiamo questo prezioso libretto e vediamo di riprendere altri discorsi. Adesso ecco, prendete e studiate, leggete attentamente la Pascendi, non è affatto difficile, bisogna solo imparare alcuni concetti filosofici, ma se ce l'ho fatta io che non ho nessuna laurea, sono veramente, ragazzi, terra terra, penso che ci possa arrivare chiunque. Bene, sotto la tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio, debellatrice di tutte le eresie. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo in questa prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria e grazie a tutti.